Buona domenica a voi, grazie. Ecco, che partita è stata oggi? È stata una partita che sulla carta poteva sembrare facile, visto le posizioni classiche delle due squadre, però poi, come ci aspettavamo, non è stato così. Sono quelle partite che, se non sbacchi subito, poi cominciano a diventare difficili, però la squadra è stata brava, perché ha sempre cercato di giocare palla a terra, e quindi facendo le cose che sa fare. Non siamo riusciti a sbloccare nel primo tempo, anche se abbiamo avuto un paio di occasioni clamorose, una anche dopo, penso, 5 secondi. E nel secondo tempo sembrava che il pallone volesse entrare, poi invece siamo riusciti a trovare questo gol con Corbari e l'abbiamo portata fino alla fine. Insomma. Ecco, era importante tornare a vincere immediatamente dopo lo stop con il progresso? Sì, sì, questa squadra aveva già dimostrato, dopo la sconfitta che avevamo subito in casa con Mezzolara, di saper rialzarsi velocemente, col pareggio di Mantova e le altre due vittorie. Poi c'è stata questa sconfitta un po' impreventa col progresso, e quindi insomma c'era qualche timore a affrontare questa partita, però devo dire che i ragazzi hanno dato un'altra dimostrazione di grande sicurezza, di compattezza, un gruppo eccezionale. E alla fine del giorno d'andata manca una partita, abbiamo 32 punti, penso che stanno facendo veramente un campionato fantastico. Direi di sì, caro Luca, un'altra vittoria importante, perché ormai le squadre che vengono a giocare a Fiorenzuola, come hai detto tu, vengono spesso e volentieri per non farvi giocare, e diventa ancora più complicato per una squadra abituata come voi a provare sempre a giocare a calcio, per cui sono vittorie secondo me ancora più pesanti di quelle normali queste. Ah, sono d'accordo assolutamente. La squadra che si è difesa e basta, poi aspettavo qualche nostro magari errore in fase di disimpegno, qualche palla nell'imbucata sbagliata per poi magari sorprenderci. Batta è stato bravo, Battaioli è stato bravo dopo il gol, adesso non mi ricordo se dopo il gol o sullo 0-0, penso dopo il gol a fare la sua solita parata decisiva, però non è facile, come dici tu, perché poi trovare gli spazi quando le squadre vengono qui si chiudono non è mai facile, ci vuole della pazienza. E alla fine siamo stati premiati, insomma. Lasciami solamente ringraziare quei tifosi che anche oggi c'erano, nonostante ci fosse una giornata inclemente, specialmente quel gruppo di ragazzi che ci segue sempre dalle gradinate, che ci ha scritto spesso anche in trasferta, che sono qui con noi a festeggiare, diciamo, a fare gli auguri di Natale al bar di Amedeo qui a Fiorenzuola. E lasciami, questa cosa è una cosa che volevo dire, perché sono veramente ragazzi in gamba e aiutano molto la squadra, oltretutto.